Se sei in gravidanza, ti dedico questa riflessione molto interessante. Sai, proprio la gestazione ed il parto seguono un tempo che non siamo proprio più abituati ad abitare. È un tempo orticolturale che si differenzia da quello che invece va più sotto il nostro controllo, che è definibile come tempo industriale. E se il tempo orticolturale ci porta a vivere in perfetta armonia con la biologia degli esseri viventi, il tempo industriale, al contrario, tende a farci essere sempre di fretta, sempre di corsa, programmando tutti i nostri impegni, tutte le nostre scadenze sulla base di date, giorni, orari ben scanditi e ben definiti. Un tempo che però, se viene abitato costantemente, può davvero risultare fonte di grande stress. Il tempo industriale, infatti, ci crea l'illusione di avere tutto sotto controllo, che tutto accadrà secondo i nostri piani. In realtà, però, la natura ci riporta alla coscienza che alcuni eventi di vita, come quelli appunto della gravidanza, della gestazione tutta e del parto, non sono nelle nostre mani e quindi dobbiamo cedere a quello che viene definito appunto tempo orticolturale, più in linea con la biologia dell'uomo, un tempo con cui entrare in sintonia e con cui armonizzarsi. Proprio da questo tempo, infatti, che nascerà una sana relazione nella diade emotivamente più calda, che è appunto quella della madre e del suo bambino.